Nella lezione di introduzione al sistema nervoso centrale abbiamo detto che l'SNC è composto da proencefalo, tronco dell'encefalo e cervelletto. In questa lezione andiamo ad approfondire il tronco dell'encefalo. Il tronco dell'encefalo è composto da tre parti: da craniale, ossia verso l'alto, a caudale, ossia verso il basso, troviamo mesencefalo, ponte, midollo allungato, anche detto bulbo. Il mesencefalo è una struttura nervosa che collega gli emisferi cerebrali a ponte e cervelletto. Vediamo insieme cosa troviamo nel mesencefalo. Innanzitutto, il mesencefalo è attraversato per tutta la sua lunghezza da fibre ascendenti e discendenti, ossia da fibre che salgono verso la corteccia cerebrale e fibre che scendono verso la periferia del corpo. Inoltre è sede di nuclei motori e centro di regolazione e integrazione di diverse funzioni nervose. Nel mesencefalo troviamo i nuclei del nervo oculomotore comune, il terzo paio, e del nervo trocleare, quarto paio. Poi troviamo delle formazioni di sostanza grigia che rappresentano i centri del sistema motorio extrapiramidale. Queste formazioni sono il nucleo rosso, chiamato in questo modo proprio per il suo colore rosso, e la sostanza nera pars compacta, composta da un gruppo di neuroni dopaminergici molto importanti, perché una loro degenerazione è responsabile della malattia di Parkinson. Inoltre nel mesencefalo troviamo la formazione reticolare, presente anche nel ponte e nel bulbo. Il ponte deriva dalla porzione ventrale della vescicola mesencefalica, cioè la parte dorsale, della quale dà origine al cervelletto, il cui sviluppo è strettamente correlato a quello del ponte stesso. Il ponte si presenta con un ispessimento ventrale del tronco encefalico e appare in superficie come costituito da fibre trasversali che vanno da un emisfero cerebellare all'altro. È per questo motivo che si chiama ponte, perché rappresenta un importante raccordo di informazioni tra un emisfero e l'altro. Dal ponte derivano i seguenti nervi cranici: abducente, sesto paio, facciale, settimo paio, vestibolo cocleare, ottavo paio, trigemino, quinto paio. Infine troviamo il midollo allungato, anche detto bulbo. Vi voglio far riflettere sul termine midollo allungato perché questo termine spiega perfettamente la sua collocazione e la sua funzione. Il bulbo è infatti un tramite tra il midollo spinale e il ponte. È un po' come se fosse caudalmente un prolungamento del midollo spinale. L'unica differenza è che il bulbo è più spesso rispetto al midollo spinale e misura all'incirca 3-4 cm. La sua conformazione è particolare perché presenta due ingrossamenti che vengono chiamati olive bulbari. Vi ricordate che cosa avviene nel bulbo? Nella lezione sulle vie discendenti abbiamo detto che la decussazione delle piramidi, ossia l'incrocio tra i fasci cortico-spinali, avviene proprio nel bulbo. Inoltre il bulbo ha strutture adibite alle seguenti funzioni: la respirazione, il controllo del diaframma e i muscoli intercostali, il controllo del tono muscolare dei vasi, della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Da questa zona del tronco emergono il nervo accessorio, undicesimo paio, ipoglosso, dodicesimo paio, vago, decimo paio e glossofaringeo, nono paio. Dal tronco dell'encefalo passano i principali fasci ascendenti e discendenti del nostro organismo. Vediamo insieme i principali fasci ascendenti. Il lemnisco mediale, che trasporta informazioni relative alla discriminazione tattile fine e alla propriocezione, cioè al senso di posizione e movimento del corpo nello spazio. Il fascio spinotalamico, che veicola informazioni relative alla nocicezione, quindi alla percezione del dolore. Il lemnisco laterale, che trasporta informazioni uditive. Il lemnisco trigeminale, che trasporta informazioni sensitive relative al distretto trigeminale, cioè alla faccia e agli organi annessi. I principali fasci discendenti che attraversano il tronco dell'encefalo sono fascio piramidale, fascio tetto spinale, fascio vestibolo spinale, fascio rubro spinale e fascio reticolo spinale.